never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the stars, my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only. I'm lonely, but damn, I'm going to wait, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm. Bene, ci siamo. Vediamo se siamo tutti. Allora, ultimi controllini per vedere se ci siamo tutti quanti. Sì, ci siamo tutti quanti e si parte anche con questa trasmissione. Buonasera, ben risentiti, e sono ripartite finalmente le puntate direttamente su questo blog. Allora, di che parliamo questa sera? Andiamo subito nel fulcro di questa serata, perché ci sarà comunque tanta bella ciccia al fuoco, ci saranno tante belle tematiche da affrontare, perché se si parla come da locandina di Grit Reset, diciamo che il discorso è bello, potrebbe essere bello che articolato in effetti. Quell'omino che scappa da cosa? Scappa da questo mondialismo che potrebbe avere tante tante dinamiche che potrebbero schiacciarci in ogni momento. Questo è il problema più grande sul quale dovremmo fare tutti un focus e sensibilizzare l'opinione pubblica, perché quando loro dicono una cosa, purtroppo dopo, a distanza di quando, però alla fine la fanno. Quindi bisogna tenere molto molto le orecchie dritte in merito e cercare di, appunto, avere una mappa per comprendere quello che potrebbe accadere, perché tanto ormai l'abbiamo capito che c'è uno spartiacque che si è creato in questo mondo di persone che cercheranno, appunto, come da trasmissione, il mondo che verrà, e altre persone che subiranno invece tutti gli effetti del transumanesimo e del mondialismo, e i deliri, come dicevamo appunto in locandina, i deliri del mondialismo. Quello che non ci risuonerà, però, sappiamo benissimo che la nostra anima lo scarterà di per sé, e quindi ci saranno persone che inseguiranno alla fine una via della felicità, della serenità e della tranquillità, e molti invece purtroppo li ritroveremo lì dove li abbiamo lasciati, in tutte le dinamiche mondialiste che purtroppo dovranno subiranno e addirittura le accoglieranno nelle loro vite. Io vi racconto alcuni aneddoti di quello che potrebbe essere un discorso di Grit Reset, perché tanto, come da sondaggio che abbiamo visto sul blog, siete stati veramente molto puntuali e molto critici anche in merito al discorso, appunto, del cashless, ossia di mettere queste benedette macchinette, o in generale dell'automatizzazione nei negozi. Purtroppo questa sarà una tematica fondamentale, dove tutti saremo
lì a dover fare come al solito delle scelte importanti che saranno a volte anche di vita, cioè non entrerò più in un negozio dove non ci sarà una commessa che mi potrà dare delle indicazioni e verrà tutto gestito da eventualmente robottino, una voce fredda di un macchinario o un'intelligenza artificiale che ormai stanno appunto prendendo piede, le stanno sdoganando finalmente. Purtroppo molte cassiere, come stavate dicendo anche voi sul blog, non sono arrivate all'idea di fare quel 2 più 2 per capire che un giorno ci sarà un minimo di automatizzazione e ci sarà il cliente che passerà i suoi prodotti per cavoli suoi e il giorno successivo quella mansione, quel tipo di lavoro verrà soppiantato direttamente dalla tecnologia, ma purtroppo è un po' come quello che abbiamo visto nel discorso delle videoteche. Vi ricordate i VHS? Noi siamo, almeno ancora la mia generazione era quella che andava a prendere in affitto la cassetta, il videoregistratore, c'avevi a casa, te l'andavi ad affittare e dopo l'andavi a riportare. Nell'arco manco di 2 anni ha iniziato a spopolare la DSL un po' ovunque, internet ha fatto da padrone in questo campo e a un certo punto con l'avvento di questa nuova tecnologia, ossia dell'on demand, no? Che a casa ti potevi scaricare il cavolo che ti pareva e vedertelo anche pirata, in modo pirata, insomma, in modo truffaldino, dall'oggi al domani tutte le videoteche chiusero. Ma quanta roba nel grid reset arriverà a chiusura, arriverà a compimento, a fine ciclo? Questa è la domanda più importante. E tutta questa gente che poi saranno mandrie umane di disoccupati, dove cavolo verranno stipate? E qui entra a gamba tesa il discorso appunto di o un reddito universale, che però dopo sarà il famosissimo ricatto agganciato a robe, a piani vaccinali, a piani di governo ancora più incalzanti, ancora più deliranti in merito al mondialismo. E lì avremo tutti quanti poi ancora di più il cappio attorno al collo. Oppure nel mondo che verrà potremo vedere con il nostro ospite che adesso vi introduco, il dottor Max, eccoci qui, siamo arrivati. Vediamo se ci sta in linea, Ciao, vediamo buonasera a se c'è. tutti. Eccoci, ciao Max. E vedremo insieme a Max quali potrebbero essere invece le metodiche per evitare tutto questo disastro con una exit strategy e tutto quello che ha fatto di bello fino adesso. Adesso vi introduco un po' l'ospite e poi si parte. Allora, ricercatore indipendente, inventore, autore della trilogia Il Nuovo Ordine Mondiale, usufruibile in PDF gratis addirittura. Lui sta in Tanzania dalla bellezza di 4 anni. E diciamo la sua exit strategy per evitare un po' di deliri atlantisti, razzi che potrebbero arrivare a quella, atomiche che non si sa che vogliono fare. Insomma, lui diciamo che se l'è gestita bene la cosa e si è creata la sua isola felice, diciamo, direttamente lì. Ha fatto anche una foundation, la Dr. Max Foundation, di cui ci parlerà successivamente all'interno di questa bella chiacchierata serale. Allora, Max. Io te l'ho fatto un cappellino introduttivo su questo benedetto grid reset e su come, diciamo, sta cambiando l'interfaccia sia uomo beni e servizi, ma soprattutto come usufruirne e come questa moneta piano piano ce la stanno facendo sparire sempre di più dalla nostra vita, cercando di farla diventare sempre più virtuale. Tu, in merito, qual è la tua opinione? Qual è il tuo sentire? Beh, intanto buonasera a tutti e grazie Davide per l'invito. Allora, dunque, diciamo che quando si parla di Great Reset si parla di molte cose tutte insieme. Tecnicamente, se si va ad analizzare il significato della parola, è un termine che viene utilizzato per i computer, no? Un termine informatico. Cioè, quando abbiamo un problema al telefono, anche a telefono, a computer, cosa si fa? Si stacca tutto e si fa il reset, no? Con la speranza che questo possa servire per risistemare tutte quelle cosettine che abbiano bloccato appunto le funzioni. In questo senso, Schwab ha inteso, ha scritto un libro, no? Intorno, mi sembra, nel 2011. Lui ha detto questo praticamente collegandolo anche con la quarta rivoluzione industriale, quella che lui ha chiamato la quarta rivoluzione industriale.
con il cambiamento sostanziale di tutto il paradigma, diciamo così, umano che abbiamo vissuto fino ad oggi. E il loro obiettivo è quello di creare un nuovo mondo, il progetto si chiama Nuovo Ordine Mondiale o la Grande Opera, è con molta probabilità un progetto, diciamo così, di natura iniziatica, esoterico-iniziatica. Ovviamente sono coinvolte, anche se noi non lo sappiamo, moltissime aziende. Io ne ho parlato precedentemente nei miei interventi, il World Economic Forum, che ha sede in Svizzera, insieme a Losanna, è un consorzio, sostanzialmente un consorzio di aziende. Sono tutte quelle aziende che stanno appunto lavorando sul progetto della grande opera. Non c'è ancora una data precisa. Però, man mano che si va avanti, e da qui, diciamo, soprattutto dal prossimo anno, no? Dal 2025 fino al 2030, saranno purtroppo abbastanza difficili, un po' per tutti, soprattutto nel mondo occidentale. Ecco, si presume che intorno dal 2030, sicuramente al 2040, dovrà intervenire un po' prima, un po' dopo, questo grande reset, che sarà sicuramente, appunto, come dicevi, anche un reset finanziario. Stanno lavorando alacremente nell'introduzione della quella che si chiama moneta digitalizzata centralizzata, ma di fatto la moneta digitalizzata ce l'abbiamo già. Non è che stanno lavorando su un sistema completamente diverso. Quello che succede oggi è che le banche centrali hanno è come se fossero dei rivenditori all'ingrosso e vendono al dettaglio, no? Cioè vendono alle banche. Le banche rappresentano gli sportelli, il punto vendita, quello che sarebbe un negozio al dettaglio in un altro settore. Ecco, questo passaggio non ci sarà più in futuro, e il conto corrente sarà praticamente e direttamente con la banca centrale. Per un certo periodo, ovviamente, diciamo, le banche così che conosciamo noi, no? A dettaglio rimarranno, ma sostanzialmente dovranno seguire le direttive delle banche centrali. Ci si può dire tantissime cose, si può dire che probabilmente inseriranno la moneta a scadenza, per cui noi dovremo utilizzare le monete in un certo periodo, perché sennò poi non saranno più valide. Questo qui è un esperimento che fu fatto con certo successo in Germania durante le due guerre, per far ripartire l'economia tedesca. Ed ha un suo criterio, effettivamente l'economia e finanza ha un suo criterio, perché se no i soldi si tengono lì, non si usano mai, e invece bisognerebbe sempre usarli e farli circolare. Oppure, naturalmente, ogni volta che si fa una transazione paghiamo una fee. Non è come adesso, no? Che il biglietto rimane sempre quello, cambia 50 mani e comunque rimane sempre quello. D'ora in poi dovremo tutti pagare una fee per ogni commissione. Ecco, è tutta un'altra serie, naturalmente, di iniziative e di cose che loro potrebbero inserire, non ultima quella che ti possono bloccare il conto in qualsiasi momento, quando te magari sei inadempiente. Ecco, a questo punto, parlando di inadempienza, ci tengo a dire una cosa. Io, anche grazie agli studi, no, che ho fatto io prima e che continuo comunque a fare anche oggi, credo di aver capito che una prerogativa essenziale sarà quella della vaccinazione, cioè del possedere un QR valido. QR valido, lo sapete, il Green Pass, lo sapete meglio di me come funziona. Cioè, ci vuole un codice che lo metti davanti col telefono, lo metti davanti alla camera e lo sportellino ti si apre e ti fa passare. Senza questo codice qui, quindi senza la vaccinazione anti-Covid, lo sportellino non si aprirà, perché voi non avete comunque un codice valido per poter vivere, non per poter fare un viaggio o per poter fare una cosa straordinaria. Non si parla niente di straordinario, si parla che non potrete andare a comprare il pane, non potrete viaggiare, non potrete comprare una macchina, non potrete avere un conto bancario, cioè non potrete fare niente. Ecco, io mi occupo anche di questo aspetto qui, diciamo, facciamo
faccio diverse cose, mi occupo anche di questo. E soprattutto poi dopo con l'introduzione del digitale, e dopo sarà tutto Infatti digitalizzato e Alessandra tutto stava dicendo l'IT Wallet che sta digitale. diventando una realtà sempre più incalzante all'interno delle nostre vite. Piano piano stanno cercando appunto di chiudere la rete da pesca in questo modo qui. Quindi avere sempre più una leva coercitiva nel vuoi stare nella società, dovrai utilizzare Sì, certo. determinati nostri parametri, se no non puoi accedere alla società, alla vita sociale. Allora, ci sarà una situazione di passaggio evidente, no? Tra le banche come le conosciamo oggi, adesso, e i cosiddetti wallet digitali, va bene? Allora, io soprattutto ragazzi giovani, mando questo messaggio: state attenti a saltare. E prima di aver capito bene dove saltate, perché anche con queste cose delle monete digitali, del Bitcoin, io vedo veramente uno scenario molto molto pericoloso, soprattutto per i risparmi, chiaro, no? Parliamo di risparmi, chi fa speculazione sono affari propri. È molto complicato anche, per esempio, comprare e gestire un Bitcoin con tutti questi codici che se li perdi, perdi tutto. Io sono sempre aperto, no? Il mio sito lo sai, si chiama menteaperta.net, quindi da un lato bisogna sempre essere aperti perché purtroppo bisogna trovare un compromesso, no? Sul mondo che verrà, non c'è niente da fare e i compromessi tante volte sono anche difficili. Attenti prima di saltare, ecco. Prima di saltare di levare tutto il conto dalla banca, che bene o male lì si può parlare. Andare a parlare con il direttore, insomma, con magari qualcuno si conosce che comunque ci può sempre dare una mano. Dopo chi si chiama? I numeri verdi, un numero verde di un passaporto digitale che non si sa nemmeno, scusate, di un deposito bancario wallet, che non si sa nemmeno magari dov'è. Ecco, questa è un po' una grossa preoccupazione perché mi rendo conto che le persone in buona fede hanno purtroppo una non felice esperienza con il sistema bancario, allora cosa fanno? Saltano, no? Su un nuovo o su un'opzione senza rendersi conto che in realtà saltano il peggio. Ecco, riflettere un attimino e stare attenti a queste cose qua. In questi casi è meglio forse fare Beh, un quindi ecco. ritorno al passato, un salto nel passato, dove alla fine, se uno si teneva l'oro in casa, tecnicamente eri sicuro che avevi una risorsa. Ora invece, tra l'inflazione, questi che si svegliano la mattina e dicono non è più a corso legale, questa banconota, faremo, un euro virtuale digitale, dovrete avere tutti questo, quell'altra roba è carta straccia. Quindi dall'oggi al domani noi ci potremmo svegliare veramente e trovarci in un altro mondo. Eh sì, perché poi a un certo punto è sollevato un aspetto importante, perché a un certo punto ci diranno, come è successo con la lira, ve lo ricordate, no? Che ci hanno dato un certo periodo, dopodiché non valeva più niente. Dopodiché Le lire attaccatevi uno al doveva tram, portarle in esatto, banca e erano carta convertirle. straccia. Capiterà esattamente la stessa cosa. Tutto in questo succederà, diciamo, nel mondo, diciamo, evoluto, no? Il mondo occidentale. Qui io sono in Tanzania, lo ricordo, da 3 anni e mezzo per esattezza, comunque cambia poco, e qui non succederà assolutamente una cosa di quel tipo lì, perché qui le persone non sanno nemmeno cos'è il digitale, non sanno nella media, non sanno nemmeno cos'è uno smartphone. Siamo ancora a livello di telefonino di quelli che avevamo all'inizio, digitali, insomma, I Nokia per dire indistruttibili manuali beati a anche, no? loro. Esatto. Quindi ovviamente è sollevato il discorso dell'oro. L'oro ricordo che da 6.000 anni è scritto questo libro qua. Quindi vedete, c'è scritto oro, no? Oro. Sì, la storia è leggenda. Sul mio canale di YouTube, a menteaperta.net, io ho fatto diciamo, una lettura di questo libro, poi l'ho condensata in degli interventi che potete trovare lì.
Questa è l'unica vera moneta, questa è eventualmente l'argento. Tutta la moneta che conosciamo noi è stata una grande magia creata dalla Federal Reserve e da Wall Street, va bene? Sostanzialmente, nella vita, diciamo nel centenario precedente, no? Nel 1913 viene costituita la Federal Reserve, guarda caso, 2 anni dopo scoppia la prima guerra mondiale. I due fatti, anche se stranamente gli storici non li collegano, come ci ha spiegato Justus Mallins, sono assolutamente collegati gli uni agli altri. Ecco, e da lì in poi, poi c'è la seconda guerra mondiale, con tutte poi le altre guerre successivamente. Comunque, dicevo, oro, sì, in effetti, io mi occupo anche di oro, faccio un po' di consulenza oro, c'è un trend molto positivo, io lavoro con un'azienda tedesca, però collaboro anche con altre aziende perché mi sono reso conto che persone che mi contattano hanno esigenze diverse e naturalmente io ho bisogno di aziende diverse, c'è niente da fare. In termini di quello che io chiamo marketing strategico, se voglio accontentare il mio cliente, devo avere appunto anche in questo caso la mente aperta e presentarmi una certa flessibilità. Se vuoi ne parliamo magari un attimino più tardi, però l'oro sta volando. Adesso poi, magari gli amici che mi Più c'è conoscono, che non tensione, hanno più ci ancora fatto sono niente, mi dicono: scenari in di ora costa guerra, troppo. più questa cosa va forte, Sì, è insomma, chiaro, è più l'oro va logico. forte. Quindi non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi per comprare un po' d'oro. Ecco, quindi da un lato vi dico: state attenti a spostare tutti i soldi dalla banca, no? E spostare magari su wallet digitale, che state molto attenti prima di fare questa operazione. Prima di fare questa operazione dovreste comunque investire in oro. Molte persone hanno ancora dei bei depositi, tanti, tanti, eppure loro non lo considerano così una cosa non assolutamente necessaria nell'asset, nel patrimonio. Assolutamente sbagliato questo concetto. Bisogna che ve lo dico proprio, ve lo dicono tutti, chi conosce un po' di economia, di finanza, eccetera, vi può confermare che almeno un 20-25% di liquido dovrebbe essere sempre in oro. Poi l'oro si mette lì da parte, ci sono varie possibilità, si prende, si mette appunto con questa azienda che poi ti lavora come una banca, quindi in questo stesso momento ci puoi accedere, lo puoi utilizzare, liquidi, soldi, oppure si mette in Svizzera, che l'oro andrebbe sempre stoccato in Svizzera e purtroppo non in Italia, e ora qui è troppo lungo per spiegarlo. Si va incontro al grande reset, no? Si diceva Davide, grande Esatto. reset, se l'oro è stoccato in Italia, alto rischio di confisca. Io ve lo dico, ma non ve lo dico per spaventarvi o per fare dell'allarmismo, perché queste cose non mi piacciono, però dovete essere consapevoli di quello che vi ho appena detto. Ho fatto diversi interventi anche su quello che è successo in America durante la crisi del 29, e poi nel 33 confiscarono l'oro. Ho scoperto delle cose, credo, abbastanza interessanti e importanti, di cui credo parlava solo io in Italia, e da lì ho capito che l'oro doveva essere portato in Svizzera. Boh, basta, non c'è Beh, nessun'altra qui soluzione. parliamo proprio delle guerre mondiali Quindi, e del tra Reich l'altro, pure che ha fatto questa robetta qua. Tutti gli ufficiali del Terzo Reich, lo stesso Adolfino, alla fine se doveva stoccare qualcosa l'andava a mettere in Svizzera. Quindi è diventato proprio il salvadanaio a prescindere di tutto il mondo, il mondialismo pure in sé. riferisci all'ordine dei nazisti? Ti riferisci all'ordine dei nazisti? Qualcosina l'avevano messa da quelle parti pure. Quello che viene chiamato. Sì, no, io ho già fatto gli interventi su questo, gran parte dell'oro confiscato, rubato, no? Dai nazisti durante le due guerre, ora è finito in Svizzera, via, non mi posso dire nient'altro, diciamo. Finito in Svizzera e ha costituito molte delle grandi banche svizzere. Purtroppo la realtà è questa. Nonostante questo, devo dire che da quel momento lì la Svizzera è diventata la Svizzera bancaria, perché prima, tra le due guerre, no? Prima di Hitler, prima di questa cosa qui, la Svizzera non era un paese normale,
C'erano mica le banche, non erano mica così famose le banche come lo sono diventate dopo. Sì, cioè sono state banche storiche, però il segreto bancario, tutta la Svizzera è diventata un pochino la cassaforte del mondo, no? Ecco. Poi è entrata nel Fondo Monetario Internazionale, mi sembra nel 2009, e da lì ha perso molto, no, del segreto bancario, insomma, di questa segretezza che aveva prima, però l'ha mantenuta sull'oro. Questa è una cosa molto importante. E credo di aver capito che continuerà a mantenerla sull'oro, perché non soltanto è interesse del governo svizzero, ma è interesse dei ricchi. Mantenere, avere una nazione sicura nella quale stoccare i propri depositi senza rischiare niente, diciamoci la verità. Quindi la Svizzera detiene il 60% del depositi mondiali d'oro, gran parte di questi depositi sono del Vaticano, è bene cominciare a riflettere su certe cose, e quindi state tranquilli che quell'oro lì non lo tocca nessuno. Ecco, fino adesso. Esempio, parlavamo della moneta digitale, no? Allora adesso, anche se con certe difficoltà, è possibile ancora andare in banca e dire: guarda, voglio fare un bonifico per comprare dell'oro in Germania per 25.000 euro, per 50.000 euro. C'hai da discutere, eh? C'hai da discutere, perché non te li vogliono dare. Però è ancora possibile. Allora, nel futuro, quando questo processo sarà, ma futuro è domani, nella moneta Futuro digitale, prossimo. intendiamoci, dell'introduzione della moneta digitale, non si parla di grande reset, quello sarà un reset completo di tutti i nostri averi, di tutti i nostri patrimoni, cioè proprio delle case, di tutto. Quella è già una cosa ancora in divenire. Ma questo cambiamento creerà una situazione per la quale noi potremo spendere un certo tot al mese come soggetti privati. Per le aziende sarà un pochino diverso, ma come soggetti privati ci potranno dire: eh no, te non puoi spostare più di 5.000 euro al mese Ma lo sai anche all'estero. perché? Perché potresti inquinare e fare molta CO2, perché faranno questo giochino che agganceranno il cambiamento climatico al discorso dell'impronta ecologica, del carbonio, l'anidride carbonica, troppo carbonio fa male alla natura e tutto il resto, e con questo bel infiocchettamento green, come al solito, creeranno questa polpetta avvelenata alla prossima porcata mondialista proprio pronta a cuocere. Questo sarà proprio il pezzo sulla scacchiera che stanno muovendo in questo momento e che inizierà a dare lo scacco matto un po' a tutto il resto successivamente. Sì, soprattutto collegato al discorso dei voli. Non sarà più possibile, insomma, volare quando uno vuole. Forse avrà uno o due voli all'anno, saranno disponibili, ma poi dopo, insomma, dopo l'asticella si alza e dopo si inquina e dopo, insomma, c'è troppa emissione e non può più viaggiare. Quindi sarà poi Sì, tutto già il stanno momento facendo appunto delle di prove tecniche su comprarsela. alcune tipologie di prodotti e stanno mettendo l'impronta e l'impatto di anidride carbonica che quel prodotto, essendo fatto, crea all'ambiente. Quindi già su alcune tipologie di prodotti questo marchietto inizia a farsi vedere. Poi volevo farti pure questa comunicazione anche a voi che ci state seguendo, anzi un saluto a tutti quelli che si sono collegati. Ciao Pippotto, ciao Alessandra, ciao a tutti gli altri che stanno qui a sentirci dalla bellezza già di mezz'oretta. Vi racconto questo aneddoto. Appena ho fatto la patch a questo cellulare, che è un Realme, una cinesata di quelle però che valgono qualcosa a livello proprio di struttura del software, dell'hardware che c'è dentro, ora l'ho patchato e mi è arrivata come per magia questa fantastica nuova situazione di un'applicazione che è stata messa a livello gratuito, che mi dirà quanta CO2 sto risparmiando e sto facendo risparmiare al pianeta e quindi anche a tutti voi che siete collegati, a tutti i simpatizzanti del mondialismo e non solo, quanta CO2 sto praticamente risparmiando andando a piedi anziché utilizzando la macchina o qualche mezzo. Quindi a passi, capito? A passetti, come al solito, striscianti, inizieranno con questo discorso della carbon tax.
E alla fine metteranno sicuramente un wallet per tutti quanti, dove tu avrai un tot di anidride carbonica, di CO2 spendibile in azioni, comportamenti, servizi di cui potrai usufruire. Quindi paradossalmente non siamo più manco consumatori, ma saremo consumatori su concessione del mondialismo. Cioè tu potrai consumare ma soltanto un determinato tot, perché ormai è fatto così il mondialismo. Tra poco il mondialismo prenderà questa pelle qui, questa nuova pelle. Non ti sembra un delirio? Un bel Sì, delirio, sono Max. qua. Scusami. Sembra proprio che le dinamiche appunto di questo grid reset prenderanno piede e diventeranno sempre più incalzanti in merito a questo discorso del clima pazzerello, di questa anidride carbonica che dovremmo tutti quanti temere, e sarà il nuovo appunto spettro, il nuovo spauracchio, il nuovo fantasmino da muovere davanti all'opinione pubblica per poi manipolarla e diciamo pilotarla come meglio credono i piani alti. Quindi sarà proprio la prossima manovra avventura e sarà collegata anche a un discorso di spendere e spendere quanto e spendere come. Sì. Sicuramente ci sarà anche questo problema del cambiamento climatico. Allora, sarà sempre presente, ecco, sì, certo. E in queste dinamiche, come la introdurremo questa nuova tipologia di rapporto che dovremmo avere con cioè io tornerei francamente al baratto o anche a dei sistemi alternativi, come alcuni dicevano. Ci stava Luca Baratieri che stava facendo un ottimo lavoro in merito al discorso di una manovra a crediti addirittura e non una moneta a debito. Cioè che praticamente in una struttura sociale solidale, in un mondo che verrà utopistico, che comunque potrebbe funzionare in un modo veramente importante, ogni persona, anziché avere dei soldi con un lavoro, ha dei crediti facendo dei lavori in giro. Cioè tu fai dei lavori in giro e ti accreditano qualcosa e tu dopo con questo credito lo utilizzi per spendere in altri servizi, in altre attività. Sta cosa era molto interessante. Non più una moneta a debito, bensì vivere di crediti, facendo appunto delle azioni virtuose o i tuoi talenti e la tua attività, diciamo, quello che ti piace più fare nella vita. In quel modo tu accumuli crediti e poi li rispendi per la tua vita e vivere in modo sereno, tranquillo e senza più rotture di bollette e quant'altro. Dei sistemi proprio differenti rispetto a quello che potrebbe essere ora il discorso Fiat, il discorso di questa moneta che abbiamo capito che non ha dentro più nulla. È una moneta che non c'ha più Sì, niente dimmi. dentro. Quale? Quella di che dicevi adesso? Quella che stiamo utilizzando ora, l'euro. No, diciamo che non è più garantita da niente, questo è il problema. Adesso Esatto. si stampa moneta così. Forse ci saranno dei criteri per i quali la stampa con quantity easing è inventato, diciamo, è uno scamotage per prendere tempo, no? Cioè per prendere tempo, perché poi è chiaro che il sistema sarebbe già saltato senza quantity easing, chiaro. Quando notare ancora questo grande schema Ponzi che era presentato dal sistema della moneta fiat, che non è più garantita da niente, è garantita soltanto dal fatto che noi ne abbiamo bisogno, andiamo a lavorare, la prendiamo e la utilizziamo. Ecco, garantita da quella, basta. Scusate, sono un po' raffreddato. Anche in Tanzania ogni tanto ti arrivano i raffreddori, com'è sta storia? È incredibile. Cioè, là non stai Ah, sempre a dici 26 sei? gradi, 26-28 gradi, a quanti gradi stai? Facci rosicare un po'. Sì, ho preso un po'.
Proprio no, ho preso un bagaggi, il bagaggi del tuk-tuk, sai, oggi, perché pioveva, è stato tutto aperto, evidentemente, ho preso un po' di fresco, Ma ma puoi vedo di garantire a faccia, tutti i tengo, dai, andiamo avanti, telespettatori su. che non ti sei fatto un tampone? Lo possiamo garantire? No, io non ho fatto tamponi, non garantisco niente a nessuno. Tamponi almeno me ne fanno. Al massimo Non mi fanno tamponamenti, tamponi. Ecco, ma... no, è quello che dicevi, no? Bene. Ecco, tamponamenti sì, ma solo quelli. No, allora, merita quello che dicevi. Diciamo, stiamo andando adesso verso la soluzione possibile, no? Soluzione possibile, chi rimane in Italia, nel mondo occidentale, bisogna purtroppo che studi comunque, perché deve riuscire a capire quello che sta succedendo e a trovare le giuste contromisure, no? Perché un taglio netto, lasciando per dire l'Italia, non lo può fare. E che anche quello è un lavoro, eh? Anche quello è un lavoro, perché è il lavoro che sto facendo praticamente io, continuamente con i miei interventi, cercando di sensibilizzare le persone. Chi ha un piano B e chi può metterlo in atto in un certo senso è fortunato. Perché si presume che abbia qualche soldo in tasca, sia in una condizione di poter lasciare l'Italia, e se lavora bene sul piano B è ancora in tempo per metterlo in atto. No, io mi occupo, per esempio, del piano B, adesso lo faccio con la fondazione, con questa cosa qui, in Tanzania, no? Ma molte persone purtroppo, familiari, genitori anziani, situazioni anche economiche difficili, non lo possono fare. Allora, comunque devono comunque riuscire a trovare dei compromessi col mondo che verrà. Non è facile, ma è d'altronde è così, c'è poco da fare. Ecco, il mio cruccio è che vedo che le persone non credono, probabilmente non vedono queste cose, forse perché non si sono tenute aggiornate a sufficienza. Ecco, quindi ben vengano gli interventi che fai te, anch'io cerco di O sensibilizzare forse le persone, perché è molto però purtroppo. difficile restare nella propria comfort zone, è la cosa più semplice di tutte, come al solito, cercare invece delle soluzioni alternative che a volte siano una cesata netta col passato, diventano sempre, le vie più difficili e più ardue. Però mi stavi dicendo che tu, proprio grazie a delle visioni che hai avuto, grazie a questi progetti che stai mandando avanti, l'hai creata un exit strategy molto interessante. E accennaci appunto della tua fondazione, perché era un progetto molto molto interessante in merito. Sì, benissimo. Allora, facciamo un passo indietro. Quando sono arrivato qua, io ho capito che c'erano delle persone che sarebbero venute volentieri, no, a visitare il paese per cominciare a lavorare sul proprio piano B. Io avevo parlato del mio piano B facendo degli interventi con Ubaldo Croce a cavallo dal 2020 al 2021, quel periodo lì, periodo nel quale ho scritto la trilogia, e poi dopo sono venuto e lì ho piano piano messo a punto, cammin facendo, il piano B. Dal gennaio del 2022 a adesso sono venute circa 30 persone. Quindi, cammin facendo, inizialmente venivano a fare delle visite ispettive, io le chiamo, di una settimana. Ho tutti i documenti, gratuitamente, e poi dopo cammin facendo ho trovato la maniera, per esempio, di ottenere un visto per i pensionati, quello che ho io, oltre 55 anni. Non, ovviamente non bisogna avere l'INPS, perché 55 anni sono pochissime persone, hanno la pensione. Non occorre l'INPS, cioè non interessa. Allora quello che interessa, anche grazie al rapporto di fiducia che sono riuscito a creare, no? Con queste persone che poi lasciano vista l'immigrazione, passaporto valido, un documento dal quale risulta che ci sono 30, 35,
1.000 euro o in banca o comunque disponibili, investiti, in oro, una cosa e quell'altra. E con questi semplici due documenti, io in 3 giorni, mi faccio ottenere il visto di 2 anni. Ad un costo veramente irrisorio. Va bene? Il quarto giorno, eventualmente, se lo vogliono aprire, si può andare in banca e aprire un conto corrente. E già tutto l'ho già fatto diverse volte, questa cosa qui. Non ci sono problemi. Fino adesso mi sembra siano 10-12 le persone che hanno già ottenuto la residenza. Sono regolarmente rientrate in Italia, continuano la propria vita. Alcuni, magari, nel frattempo considerano anche altre soluzioni, ovviamente, altri decidono magari di rimanere in Italia, altri quando c'è magari l'opportunità ritorneranno qua per visitare il paese. In qualsiasi momento possono andare a venire perché hanno un visto come residenza. La cosa molto bella è che qua il governo tanzaniano non ti chiede la residenza obbligata per vivi in Italia, vieni qua una volta ogni tanto, gli va bene. Tanto a loro quello che gli interessa sono un po' di soldi, se vieni qua spendi, però hanno avuto questa idea qui che condivido, che non c'è nessun un vincolo. È chiaro che poi nel momento in cui il soggetto decide di venire, c'è da fare l'iscrizione all'AIRE, quindi poi dopo la residenza passa qua. Io sono stato per tanti anni, no? Residente a New York. E questa è una cosa da considerare. Senza fiscale, poi passa qua. Poi nel frattempo io mi sono reso conto che, per esempio, non potevo prendere ragazzi giovani, ragazzi di 40-45 anni che magari venivano anche qua per trovare poi un lavoro. E io mi sono messo lì, ho pensato, pensato, pensato e mi è venuto in mente di creare questa fondazione qua, la Dr. Max Foundation. Dr. Max è il mio pseudonimo, diciamo così, perché qua a un certo punto hanno cominciato a chiamarmi Max e poi mi hanno cominciato a chiamare Dottor, così un po' anche per ridere. In effetti in America, quando uno partecipa a lavori di ricerca, è un ricercatore ed è comunemente chiamato dottore, non c'è nessun tipo di problema. Ma al di là di questo, è venuta una cosa simpatica. Mi senti, Davide? Ci Sì, sei, ti vero? sento, ti sento. Davide? Sì, ti Ah, sento, vai, vai. scusami, ma io sono sempre preoccupato per la linea. E quindi, poi cos'è successo? Nel frattempo, io vado al mare, no? Vado al mare, è un bel posticino questo qui. Il mare non è fantastico, non è il mare della Sardegna, però quando è pulito è bello, si fa un bel bagno, eccetera, eccetera. Però purtroppo anche qui hanno l'abitudine, come si faceva una volta noi negli anni 50, 60, 70, che buttano tutto in terra. Quindi c'è plastica da tutte le parti, è veramente una cosa oscena. Quindi io mi sono chiesto, ma io ho durato mesi e mesi a raccogliere la plastica, andavo con un sacco di quelli grandi, no? Più o meno grandi, sacco che trovavo, andavo lì, mi prendevo sempre questa plastica, poi la portavo in un posto e poi la prendevano, però non c'è. Qui non sono organizzati niente, non esiste la raccolta differenziata, la gente butta cioè, proprio qualche. Da noi una volta c'era la discarica sul fiume in genere, si andava sul fiume e si buttava tutto lì. C'erano lavatrici, materassi, non so se ve lo ricordate, ma in certe zone è ancora così. Qui non è che sia una cosa dell'Africa, purtroppo è un malcostume presente in quasi tutto il mondo. Va bene? Allora mi sono chiesto, ma io se faccio una fondazione, magari chi viene mi dà un piccolo contributo, io comincio a raccogliere la plastica, intanto miglioriamo l'ambiente, poi chi viene magari rimane a lavorare come volontario e di lì ho messo insieme le due cose, è stato Riciclaggio abbastanza non lo difficile fanno? perché, sapete, no, non c'è quasi niente di riciclaggio, non Quello potrebbe riciclano essere pure un business praticamente nulla. importantissimo. Sì, un business enorme, enorme. Sto già facendo un po' di ricerche. Immaginati che dalla plastica ci può, un Dio che ci può fare quasi tutto, no? Perché è plastica. E poi dopo, per esempio, ci fai
stanno lavorando al Massachusetts Institute of Technology in America. Hanno studiato un mattone che è un mattoncione così grande che è costituito nell'80%, almeno l'80% di plastica riciclata. Poi ci sono praticamente due resine composte mischiate tutte insieme, che sono comunque derivati dalla plastica, quindi diciamo che è completamente riciclato, va bene? Che pesa meno della metà di un mattone che abbiamo noi, quindi è come se fosse, no? È come se fosse una cosa molto leggera, però ha delle proprietà anche isolanti dal caldo, dall'umido, dal freddo, decisamente superiore al mattone normale. Eppure non lo sa quasi nessuno. Ma ce ne sono tanti di questi progetti qua, eh. Ce ne sono tanti, ma alcuni mischiano col cemento, ci sono varie soluzioni, ma Una solo in volta questo, raccolta la plastica si può campo. fare veramente di tutto ed è un business veramente interessante, importante. Eventualmente, cari signori, se c'è un business angel che dovesse stare un attimo all'ascolto, abbiamo già fatto partire la holding per la Tanzania dove tutti quanti faremo grandi cose. La butto lì. Quindi ho messo insieme queste cose qui, adesso finalmente dopo quasi 8 mesi sono riuscito a ottenere l'approvazione. Dunque, la procedura per assumere, tra virgolette, questi volontari, no? Questi volontari che vengono come piano B, perché anche questo è in pratica un piano B, intendiamoci, uno che vuole venire come volontario. Per fare un'esperienza di vita anche senza piano B va bene lo stesso, intendiamoci, no? C'è tanta gente, tanti ragazzi giovani che non fanno niente in Italia, almeno vengono qui, fanno una cosa utile, è sempre una bella esperienza di vita. Sto ancora organizzando tutto, però diciamo che in linea di massima la procedura, per fortuna, è molto più semplice di quella che pensassi. Devono essere assunti dalla fondazione e in quel caso la fondazione ha la piena responsabilità su quello che fanno. Quindi dobbiamo stare molto attenti perché io devo portare qua gente con la testa sulle spalle, va bene? Che non voglio avere problemi. Poi ho questi accordi particolari con l'immigrazione e non voglio fare passi falsi, va bene? Ufficialmente tutto partirà dal 1 gennaio del 2025, però questa soluzione va bene per. Esempio, è moto. Tanto lavorare remoto, stare seduti a Lucca o stare seduti qua a Dar es Salaam a Kigamboni, non cambia niente, è sempre comunque un lavoro remoto. Bisogna essere sicuri che la linea funzioni bene. Una volta messa a punto, sistemata quella cosettina lì, qui si vive con 500-600 dollari, perché qui parliamo comunque di dollari, un grosso. Poi ovviamente. Se uno vuole andare in giro, se uno vuole andare a fare la spesa a Masaki tutte le settimane, se uno vuole andare a mangiare fuori 3 o 4 volte, insomma, tutte queste cose qui, le spese, ma come costi di vita, sono veramente ancora molto, molto basse. E si vive bene perché è un posto, soprattutto questo qui, sicuro. C'è pochissima delinquenza. Io per la terza volta ho perso il cellulare la scorsa settimana, eccolo qua, me l'hanno riportato. Un iPhone, eh? Pazzesco, questo è Me l'hanno riportato, fantascienza. me lo sono scordato. Me lo sono scordato in un Bajaj, che si chiamano Bajaj, sono in tuk-tuk. Quindi di corsa sono ritornato, ho visto, mi sono messo a vedere, ho visto un signore, ma fatto. Quello il motivatore mi ha detto questo che è tuo. Pazzesco, pazzesco. Stiamo parlando ed è un tema molto caro pure in Italia, il discorso appunto della criminalità che ormai è diventata dilagante in alcune nostre metropoli. Un secondo che ti stiamo perdendo e dalla Tanzania è tosta la connessione.
qualche segnale strada facendo per arrivare da noi ci Niente, mette un po' di tempo. niente, niente di attento. Sì, sì, stanno migliorando. Un attimo che ti stiamo perdendo, ma per fortuna è andata a buon porto. Stavolta siamo quasi a chiusura lavori, siamo arrivati alla nostra oretta, quindi ci siamo quasi, ci siamo quasi. Sì, quello che ti stavo dicendo nel mentre che si riprende un po' la connessione è che c'è un discorso Mi pure sembra qui molto funziona importante. tutto. C'è un discorso molto importante sulla criminalità perché diventa un deterrente, forte per tante persone che vorrebbero spostarsi in Africa e alla fine invece desistono proprio perché dicono lì ti prendono in un quartiere, ti acchiappano, ti sparano e ti derubano in 5 secondi e manco, i tuoi genitori sapranno mai che è successa sta cosa. Però c'è da dire pure che nelle nostre metropoli non è che ce la viviamo in modo spassato e leggiadro. Perché accade la stessa identica cosa pure in una nostra Milano, in una nostra Roma. Io ho parlato con dei miei amici che se la vivono a Milano dalla bellezza di 15 anni che stanno là e hanno detto che c'è stato un cambiamento tragico, che adesso è diventata proprio zona rossa e coprifuoco dalle 10 in poi in tante e tante zone, specie la stazione, dicevano addirittura. E quindi il discorso della criminalità è sempre un discorso sociale veramente dove mettere un focus e un deterrente importante per spostarsi in determinate zone e nazioni. C'è da dire che in merito a questo la Tanzania con tutte le sue peculiarità e problematiche come potrebbe esserci di un paese africano che ovviamente è comunque un contesto di sviluppo che non sarà mai al passo completo di un mondo atlantico occidentale, però a livello di criminalità, come stavi dicendo tu, può essere una lancia spezzata, diciamo, potrebbe essere invece un discorso in cui si sta ancora bene proprio perché fondamentalmente è un'economia che sta bene e quando un'economia di un presidente vuole farlo andare da qualche parte e investe su il futuro di quel paese soprattutto, e lì uno ci si rende conto che quando ci vai poi a vivere si respira un'altra aria, perché qui siamo in una contrattura colonialista e di colonie che stanno venendo fagocitate ormai dall'imperialismo che sta finendo degli USA. E quindi noi stiamo vivendo un momento di un universo in contrazione. Lì invece stiamo vedendo una vera e propria esplosione del PIL e di un'economia che sta andando veramente bene, a quanto mi ricordo dalle ultime news e dagli ultimi abstract che mi sono visto su internet. Tu in merito cosa ci puoi dire della Tanzania? Già a suo tempo il presidente fece un clamore incredibile, il presidente è quello che venne a mancare. Sul discorso vaccinale, che se ne fregò proprio dell'OMS di tutti e facendo test con i suoi bei tamponi, facendo vedere al mondo intero che erano una porcata che non aveva nessun scopo scientifico perché fecero un tampone a una batteria, alla capra e alla Coca-Cola e videro che risultarono positivi. E quando lo disse in pubblica piazza, poi direttamente. Nel mainstream e i TG rigirarono questa notizia, cioè una figura oltre il magro fece l'OMS e tutto il carrozzone che si andava creando, che piano piano comunque si andava sgretolando questa situazione della pandemia, proprio grazie anche a questi presidenti che dissero no, perché ci furono comunque in quel periodo delirante delle figure e delle persone che dissero no e fecero tremare il mondo intero questi no. Max, porca miseria, a fine corsa ti abbiamo perso. Vediamo un po' se ti riusciamo a riprendere. Ci sei? Sei dei nostri? Bene, credo che sia qui il problema. Io qui la lito, diciamo
qualcosa sugli eventi di Lucca, dai. Sì, siamo a fine Siamo in chiusura, chiusura infatti, quasi, no? siamo in chiusura. Raccontaci tu, insomma, questi ultimi Allora, progetti di che mi stavi accennando. Ci sarà un seminario che farai molto interessante. spero di sì. Allora, dunque, io mi trovo sempre la maniera di complicarmi la vita, no? Mi pare di vacanza in Italia, eh? Io sono sempre in vacanza, intendiamoci, perché io mi considero un super privilegiato, però insomma andare in Italia, vado in genere in Toscana, ovviamente 3 settimane. Poi ho avuto in mente, ma già che vengo in Toscana, siccome ci sono molte persone che mi vogliono vedere, no? Molte, ma io ho le persone, ma organizzo un bel convegno su oro, poi invito anche questi miei colleghi, questa gente che ci lavora già, e poi magari il giorno dopo, in un altro momento, faccio un discorso per la fondazione, il piano B, eccetera. Quindi la conclusione è stata che il 19, io giovedì parto, arrivo l'11, arrivo in Italia. Il 19, sabato 19, ci sarà il congresso internazionale sull'oro etico, l'ho chiamato così per una ragione molto particolare. E sono invitati tutti coloro che magari sono curiosi riguardo al discorso dell'oro, non sono particolarmente informati, vogliono avere le informazioni di base, sono appunto neofiti. Ci saranno anche praticamente 3 aziende più un'altra azienda svizzera, quindi avranno anche la possibilità proprio di scegliere, di avere tutto davanti, come quando vanno a comprare il pane, no? Dal panettiere ci sono tutte lì le forme e quindi scelgono quella che vogliono. Ci saranno anche dei pensierini, dei regalini. Abbiamo cercato di organizzare tutto. I posti sono 50, non sono pochi, non sono nemmeno a MM Guerrieri. Yahoo, lo sapete, no? Yahoo con doppio finale, punto com. Oppure si iscrive ai canali di Telegram, Dottor Max, Destinazione Tanzania o Consulenza Oro, oppure ti contattano te, Davide, e Sì, fornisci le metteremo tutti informazioni. Il quanti i mio dati telefono, tuoi consoni alla situazione direttamente in calce su questo video. bravo, ti ringrazio. Ti ricordo che ho un sito, ammentaperta.net, lì trovate tutte le informazioni. Quindi vi collegate a mente aperta, ho scritto tutta una parola, punto net, lì trovate il numero di telefono, via WhatsApp, qualsiasi cosa, quello non c'è problema. E diciamo che la riservazione scade il 13, va bene, di ottobre, quindi vedete di riservare il vostro posto per tempo, perché coloro che non sono elencati tra gli invitati, e c'è una ragione molto particolare per quale faccio questa cosa qui, è un invito con riservazione, si dice, non posso entrare. Ecco, perché io ho bisogno di essere libero di dire tutto quello che voglio durante questo intervento. Se io non uso questa precauzione, posso avere dei problemi, capito? Sì, È una cosa molto importante perfetto. da considerare questa qui. Quindi oro sabato. Domenica, giorno dedicato alla presentazione ufficiale in Italia della Fondazione, in cui però si parlerà anche di oro, si parlerà di un po' di tutto. Il primo, quello del sabato, è un incontro un pochino più formale, il secondo è un pochino più informale. Quindi coloro che hanno già fatto con l'oro, per dire gli amici che hanno già sottoscritto con l'oro, ovviamente verranno il giorno dopo. Ecco, io ho già un certo numero di riservazioni. E se qualcuno ricorda Luca, alla San Luca Palace Hotel in via San Polino, c'è un grande parcheggio fuori, quindi non c'è nessun tipo di problema. Potete venire anche in treno, non c'è problema. Perfetto, Potete San metteremo Luca tutti quanti i Piccolina, dati è in tutto. merito a Questo questa diciamo che fantastica, poi, scusami, Davide, questo fantastico evento. perdonami una cosa importante. Scusami. Qualora che per esempio non possono venire quel fine settimana lì, cioè molte persone mi dicono: oh, no, no, quel fine settimana mi dispiace, non posso venire. Allora, se volete, io sono a disposizione anche gli altri giorni, cioè io sono lì,
se uno non può venire in quell'occasione e non abita tanto lontano e comunque vuol venire a parlare di un discorso di oro importante o una situazione patrimoniale delicata che ne vuole parlare, io poi posso essere assistito anche dai miei legali, eh? Cioè io non lavoro da solo, c'ho un team di persone, meno male che mi muovo anche così. Ecco, quindi riesco a fornire anche, diciamo, Una una consulenza a consulenza legale che 360 ovviamente gradi, non ho può. capito. Perfetto, metteremo Bravo, tutti bravo, quanti i la tuoi dati consulenza. e metteremo tutte quante le cosine belle che stai facendo direttamente in calce su questo video qui. Io spero, cari amici, che questa puntata vi abbia lasciato qualcosa di importante in merito soprattutto al mondo che verrà, quello che dovremo appunto cercare tutti insieme di creare in modo armonico, perché abbiamo capito che il mondialismo avrà quelle dinamiche contorte che prima o poi, purtroppo a gamba tesa, arriveranno nella nostra vita. Quindi, strizzare un po' l'occhietto sulle soluzioni e sul come gestire al meglio pure i nostri patrimoni e i nostri ciccioli, penso che sia un discorso molto caldo e sarà sempre più caldo col tempo che passerà. Quindi, secondo me, è importante sia come tematica e soprattutto a scopo appunto divulgativo per fare un minimo di controinformazione e sensibilizzare soprattutto l'opinione pubblica su quelle che saranno le tematiche più calde e scottanti prossime venture. Bene, noi la nostra oretta ce la siamo fatta di trasmissione. È stata veramente tosta in un certo senso perché, come potete immaginare, dalla Tanzania non è proprio dietro casa, però fortunatamente la linea ha tenuto bene, ha tenuto botta. Ho avuto piacere di riuscire finalmente a fare queste trasmissioni perché fortunatamente adesso le connessioni stanno andando un po' meglio anche da quelle parti. Io, più di ringraziare il mio amico Max, non posso per il suo tempo e per l'impegno che ci sta mettendo, cercando appunto di creare il suo mondo che verrà se l'è creato, io più che dirvi sigla e grazie a tutti quelli che si sono collegati, non posso. Ci rivedremo domenica prossima con una nuova tematica. Un saluto a Max, grazie, sei stato gentilissimo. Grazie a voi, grazie a te Davide. Saluto a Es tutti, mi raccomando e tenete duro, non mollare, mai mollare. Buonanotte. Non mollare mai e cerchiamo tutti questo benedetto mondo che verrà. Saluto a tutti. Buonanotte.